Io mi chiamo Maria Costantini, sono un'attrice e nel film Mamme fuori mercato sono la protagonista. È stato un viaggio, veramente un'esperienza viaggio, direi, molto interessante, perché prima di tutto sono anche io madre e quindi Mamme fuori mercato parla di una giovane ragazza madre con una figlia piccola di 2-3 mesi, che si chiama Sofia nel film. E quindi ho potuto in un certo senso esprimere quella che è stata anche la mia esperienza di madre prima di tutto e di difficoltà di essere madre nel mondo del lavoro, perché questo, di questo parla il film, delle donne che devono anche affrontare, oltre al fatto di essere madri, il fatto di essere lavoratrici e quindi si devono sdoppiare in vari e diversi, svariati ruoli. In più nel film ci sono anche altri aspetti che però adesso non sto a spiegare perché non vi vorrei togliere delle sorprese. E la mia, diciamo, il mio percorso d'attrice per entrare nel film è stato quello di lavorare sulla perdita, perché per una madre, credo, perdere un figlio o comunque l'affetto anche di un figlio, perché il lavoro ti può portare lontano dalle cure che devi dedicare a tuo figlio. E quindi il mio lavoro principalmente come attrice è stato sulla dimensione della perdita. È stata un'esperienza coinvolgente perché essendo io praticamente in tutte le scene ero presente a 360 gradi. Per quanto riguarda come attrice è stata decisamente formativa perché è un grandissimo allenamento del percorso d'attore e ho veramente potuto anche sperimentare la fatica dell'attesa, quello che si parla nel set cinematografico, che gli attori sono in attesa di quello che poi i tecnici sviluppano. C'è da dire, precisare una cosa, che in questo film c'era un cast di tecnici totalmente al femminile e quindi veramente era fantastico vedersi attorniati da tutte donne che comunque ti incoraggiavano a interpretare la parte che stavo facendo e che ti parlavano anche loro della loro esperienza di madri lavoratrici e che in un certo senso partecipavano alla tua fatica. E questa credo sia stata un'esperienza abbastanza unica, più rara che unica nel mondo del cinema.